Bentornati ragazzi, questo è il secondo video di, insomma, quella serie stupida lì di video inutili con l'unico scopo di far passare il tempo dall'uscita della Spyro Trilogy. Allora, Spyro Aegis Adventure, come potete vedere adesso ci ho fatto anche il bel logo. Ho preso la scritta Spyro da Spyro Regni del Trilogy e questo logo ha scritto Aegis in oro e Adventure in cobalto, mentre poi c'è una stellina d'oro e un'ala piumata sulla O di Spyro. Questo sarebbe il logo del gioco. Ve l'avevo detto che avrei fatto un logo migliore, non quello stupido placeholder là. Ma adesso cominciamo. Salve a tutti. In questa seconda parte vi mostrerò una delle tante silhouette che avevo fatto vedere nell'introduzione. Vi ricordate i potenziamenti che avevo mostrato alla fine del video precedente? Beh, è tempo di vederli tutti. Eccoli qua. Sono Super Ombra, Super Ghiaccio, Super Stella, Apocalittico, Super Tuono, Trivella Acquatica e Cometa. Allora, molti di voi diranno: cosa? Ha inventato 7 potenziamenti e vuoi far anche rimanere quelli vecchi? Sì ragazzi, perché questo gioco di Spyro, a mia immaginazione, ha molto a cuore i potenziamenti. Ci sarà molto da fare con i potenziamenti. E poi i livelli sono grandi e molto numerosi. Questo gioco di Spyro, infatti, quando arriverà il momento che vi farò vedere i livelli, ne avrà tantissimi, molti di più degli altri giochi di Spyro. Ragione per cui tanti potenziamenti vorrebbero starci bene. Quindi, se siete pronti, seguitemi in questo secondo video e scopriamo bene tutti i potenziamenti di Spyro inventati da me. Sono solo 7, ma conto di farne altre 3. Allora, il primo di questi è il potenziamento Super Stella. La tradizionale fiammata viene sostituita da un bizzarro soffio stellare, utile per quello che la superfiamma non sa fare. Perché sì, attraversando il portale, la porta magica con la stella, Spyro ottiene il potenziamento Super Stella, diventa color giallo e tenendo premuto cerchio sparerà una raffica di stelline esplosive. A differenza della superfiamma, il soffio stellare è a ricerca, insegue i nemici e bersagli aggirandoli nel caso siamo dietro i muri. Sì, ho difficoltà un po' a leggere perché io sto leggendo con lo schermo piatto di lato, siccome non, così che non si possa vedere il mio testone. Allora, la durata del potenziamento non c'è una durata a tempo, ma il timer del potenziamento scade man mano che le stelline vengono sparate. Infatti, quando Spyro ottiene il potenziamento superstella, avrà un contatore con 300 stelline. Le spara a mo' di mitraglietta, ragion per cui se si tiene premuto cerchio, lo si finisce subito. È meglio conservarlo per evitare di fare avanti e indietro con il potenziamento e usarlo tutto in una volta nei luoghi che serve. Il potenziamento Super Stella infatti sarà utile per colpire nemici o altre cose che la superfiamma non può fare. Mettiamo caso Spyro sia davanti a un muro, che è un muro trasparente, sì, fa vedere cosa c'è oltre, ma lui non può aggirare questo muro perché non c'è terreno su cui farlo e addirittura la superfiamma non distrugge il muro. Come può fare per colpire quello che c'è oltre questo ipotetico muro? Col potenziamento Super Stella. Il potenziamento Super Stella infatti, come vi ho descritto poco fa, col suo soffio è in grado di aggirare i muri e distruggere le cose a lato o premerle a lato, aggirando così il muro e risolvendo il problema. Bene, questo è il potenziamento Super Stella. Da Spyro un soffio stellare in grado di distruggere cose oltre i muri. È particolare perché non ha la durata a tempo, ma ha una durata che se la può gestire il giocatore. Andiamo avanti con il prossimo. Potenziamento apocalittico, questa è roba forte. Spyro diventa un fenomeno naturale apocalittico ambulante e può schiacciare di tutto. Di tutto! Allora, attraversando la porta del potenziamento apocalittico, che è rappresentata da un cubo di magma, Spyro diventa color arancione e gli viene un'armatura di pietra magmica, una pietra di pietra lavica addosso. Oltretutto guadagna un terzo corno sulla fronte e la sua gola diventa una mazza equilata. Premendo X più triangolo, l'abilità di questo potenziamento, invece che col polpo di testa, gli consentirà di trasformarsi in un cubo gigante di magma con la sua faccia stampata sopra e schiantarsi a terra talmente forte che dal terreno usciranno spruzzi di magma, farà fuori tutti i nemici sullo schermo e potrà far cadere delle gemme. Qui nell'illustrazione infatti sono gemme che cadono, perché in questo gioco di Spyro sarà possibile trovare dei soffitti con su sopra incastonate delle gemme, non si possono prendere normalmente e Sparks non può raccoglierle lui. L'unico modo per ottenere queste gemme è farle cadere dal soffitto da dove sono incastonate con questa appunto abilità del potenziamento apocalittico. Dura solo 15 secondi, ragion per cui bisogna essere molto veloci a fare le cose che richiedono il potenziamento apocalittico. Mi sembra giusto farlo durare solo 15 secondi, sto coso è distruttivo al massimo. Ultima cosetta, Spyro apocalittico non può nuotare e se entra in acqua continuerà a camminare come se fosse sulla terraferma. Fate un po' conto che sia il bug di Spyro che corre
sott'acqua, quando lo facevamo in Spyro 2. Ecco, uguale. In questo modo Spyro potrà usare comunque il colpo di testa, sì, che sarebbe questa abilità, e colpire interruttori altrimenti inattivabili. Sì, perché in Spyro Aerial Assault Adventure potranno esserci interruttori col colpo di testa. Interruttori apposta per il colpo di testa, ma se Spyro è sott'acqua non può farlo. E la superfiamma non può attivare un interruttore colpo di testa, ragione per cui solo Spyro Apocalittico può. Passiamo al prossimo. Potenziamento supertuono. La potenza dell'elettricità a disposizione di Spyro. Fulmini, tuoni, scoppi elettrici e altro ancora. Attraversando la porta speciale del potenziamento supertuono, Spyro diventa color avorio e diventa più elettrico. Le corna sono seghettate, la coda, punta della coda è un fulmine, così come anche tutte le scaglie che ha attorno. Allora, Spyro elettrico è immune ai terreni elettrificati, perché sì, anche qui ci saranno i nemici che, come nel primo, indomatori picchiettavano col bastone il pavimento elettrico e lo elettrificavano facendogli male. Spyro elettrico sarà immune ai terreni elettrificati. Principale abilità è che premendo cerchio spara un tuono potentissimo che può distruggere piccoli forzieri di metallo e oltretutto ricaricare generatori spenti che permetteranno a Spyro di aprirsi una via, porte, ponti o altro, cose che hanno a che fare con la meccanica. La seconda abilità del super tuono è lo scoppio elettrico. Spyro elettrico, infatti, premendo X più triangolo più quadrato, può scoppiare in aria e saltare sempre più in alto, sempre più in alto. Lo può fare però per un massimo di 3 volte. Dopodiché, per usare lo scoppio elettrico un'altra volta, deve tornare a terra. Con questo scoppio elettrico si possono raggiungere luoghi più alti di quelli che non si potrebbe normalmente. E ora qui Spyro lo vedrete che salta normalmente, ma quando uso lo scoppio elettrico io in aria ho in mente di farlo, cioè mentre in aria ho in mente di farlo muovere avvitato come quando viene sparato da un cannone e uso il super salto. Il potenziamento super tuono dura circa 30 secondi. Andiamo al prossimo potenziamento. Potenziamento trivella acquatica, come una sorta di supercarica ma che funziona sotto l'acqua. Infatti, questo è un potenziamento per Spyro quando è sotto acqua. Sappiamo già che la superfiamma si diventava superbolla sott'acqua, ma questo è un potenziamento proprio fatto apposta per Spyro quando è sott'acqua. Attraversando la porta speciale del potenziamento trivella acquatica, che è contrassegnata da un triangolo trivella blu su sfondo cobalto, con un'aura cobalto, Spyro diventa color blu, gli viene una coda più marina e guadagna un corno possente sulla fronte. L'unica abilità della trivella acquatica è che quando si preme quadrato sott'acqua, Spyro diventa questa testa con un trivellone e viaggia a velocità molto forte, molto folle, permettendogli così di distruggere alcuni muri e nuotare appunto verso le porte trivella, che sono questi anemoni blu contrassegnati dal segno del potenziamento. In queste stanze ci possono essere passaggi, cioè in queste parti ci possono essere passaggi oppure stanze segrete. Ovviamente la trivella sottomarina non funziona sulla Terra e Spyro caricherà normalmente in questo caso. Dura circa 25 secondi e il timer inizia non appena Spyro prende il potenziamento. Se ovviamente il timer scade mentre Spyro attraversa una porta trivella, finirà non appena uscirà dall'area opposta a cui portava questo passaggio. Niente da dire, questo è il potenziamento trivella acquatica. Passiamo al successivo. Potenziamento cometa, questo è bello complicato, eh. Spyro si infiamma da capo a piedi e si lancia come una cometa nel cielo, utile per raggiungere posti lontanissimi e troppo in alto che non hanno strade o porti. Cioè, allora, mettiamo caso che Spyro è su questo punto A e deve arrivare al punto B, ma il punto B è lontanissimo, molto più alto. Non ci sono vortici o potenziamenti supervolo. Come si fa? Attraversando il potenziamento cometa, la sua porta, che è contrassegnata da una cometa rossa, per l'appunto, Spyro si diventa rosso e arancione, la cresta e la punta della coda gli vanno a fuoco. E l'abilità principale è una soltanto. Premendo X più X si chiuderà in una palla di fuoco e dopodiché il giocatore passerà in prima persona col classico mirino azzurro, quello nei giochi di Spyro quando c'è da colpire un cubo di magma, cioè da mirare con un cubo di magma e cose varie. Verrà così nel cielo. Mirando potrà scorgere sia magari il punto B che deve raggiungere che questi strani anelli rossi che sono gli anelli cometa. Servono appunto per ricaricare il potenziamento cometa. E permettono a Spyro di ridirezionare il lancio, quindi quando Spyro prenderà l'anello cometa, come ho detto, quando prende l'anello, quando prenderà questo anello, mi immagino farà lo stesso suono degli anelli nei circuiti. Il timer del potenziamento si ricaricherà del tutto e arriveremo ricatapultati di nuovo alla fase, questa qui, dove c'è da prendere di nuovo la mira.
Così spremendo qua lato Sfiro può lanciarsi come una cometa e anello dopo anello può raggiungere il punto B. Il potenziamento dura 3 secondi e il timer parte non quando il potenziamento viene preso, ma quando Spiro si lancia in forma di cometa. Quindi partirà quando Spiro si lancerà con quadrato. Dura solo 3 secondi, ma come dite, così poco. Come cosa può viaggiare in 3 secondi, ragazzi? La velocità del potenziamento cometa è folle, ancora più folle della supercarica, e ho detto tutto. Passiamo al prossimo potenziamento. Potenziamento superombra. Spiro diventa un'ombra che può strisciare sul pavimento, utile per attraversare cunicoli stretti. Mettiamo infatti caso che davanti a Spiro si presenta un muro che però non è tutto un muro completo, ha una fessura piccolissima sotto. Ma come possiamo fare se Spiro non si può abbassare? Col potenziamento superombra, attraversando la porta specifica contrassegnata da uno spiritello nero con gli occhiacci rossi, Spiro diventerà tutto nero, un'ombra tutta nera con gli occhi rossi. E se premi X più triangolo per fare il colpo di testa, si spiaccica sul terreno come un'ombra in forma, come un'ombra amorfa, e così sul pavimento potrà strisciare e attraversare appunto questi cunicoli troppo stretti per lui. Ci si muove ovviamente con la mano colina e premendo X Spiro risalterà fuori dal terreno. Dura 20 secondi e il timer parte non appena il potenziamento viene preso. Se il timer si esaurisce mentre Spiro è sottoterra, risalirà subito in superficie. Ma se si esaurisce mentre sopra di lui c'è un muro, allora il potenziamento finirà non appena oltrepassa questo muro a cui è sotto. Potenziamento superghiaccio. Diversamente dal potenziamento superghiaccio di Avalar, il potenziamento superghiaccio di Aerea è molto più freddo. Vi ricorderete di certo che in Spiro 2 Riptos Rage il potenziamento superghiaccio appariva in un solo livello, ovvero Templi Nuvole, e aveva la sola capacità di congelare certi troll del ghiaccio, eccetera. Bene, qui è diverso. Attraversando la porta del superghiaccio, che adesso il cui simbolo adesso è il fiocco di neve e non un cubo di ghiaccio, se no c'è già casino col potenziamento apocalittico, Spiro diventerà tutto azzurrino, blu, e le corna gli si ghiacceranno e gli verrà anche una barbetta di ghiaccio. Oltretutto la sua coda diventa 3 spunzoni ghiacciati. Premendo il cerchio, Spiro lancia quella che è la bomba criogena, un po' come la bomba polare di Spiro Eternal Knight. Lanciandola potrà non solo congelare i nemici come faceva col vecchio potenziamento superghiaccio, ma anche congelare le sezioni di acido e tutta quella robaccia in cui non si poteva nuotare. Lui faceva pipi 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 e affogava, creando così delle piattaforme e dei sentieri. Congelare i nemici sarà molto utile perché alcuni nemici non si potranno battere se non congelarli e poi caricarli. Dura 30 secondi e il timer parte non appena il potenziamento viene. Bene ragazzi, questi erano i 7 potenziamenti che avevo appena, che ho inventato. Ma vi avviso che ne sto facendo altri 3, così saranno 10 nuovi potenziamenti e basta, ci saranno 10 nuovi potenziamenti. Ma questi li vedrò un bel po', perché adesso io vi saluto e ci rivediamo alla prossima, dove inizieremo a dare un'occhiata più da vicino al regno di Aerea, quale isola è composto e quali livelli ci saranno da affrontare. Ciao!